Al Palapoggetti sta per avere inizio la gara 2 della serie di semifinale fra GR Service Basket Cecina e Celsanus Robur Varese. Si parte dall'1-0 conquistato dalla formazione rosso-blu in gara 1, un successo arrivato ampio nel finale, ma dopo un avvio incertissimo che aveva visto Varese portarsi sul 12-0. Vediamo ora quali sono i quintetti che scendono in campo alla prima palla a 2. Gli arbitri sono Tammaro e Roca. Conferma il quintetto base coach Campanella, con Fratto Sanna il capitano del test, al quale vanno anche gli auguri perché oggi è il suo compleanno, Gambolati e Caroti. Guardiamo anche quello che mette in campo invece il coach varesino. In campo Lenotti al posto di Castelletta, che si è infortunato nella prima partita. Insieme a lui restano Matteucci, Bolzonella, Filippo Rovera e Touré. Quindi un cambio solo dettato appunto dall'infortunio, e si può andare ad alzare la prima palla a 2 della gara. Palla conquistata subito da Del Testa, primo attacco quindi per il rosso-blu, palla per Gambolati che va ad attaccare immediatamente Lenotti, poi Lenotti stesso gli sporca il primo pallone, può andare in contropiede Touré, che vuole attaccare il ferro, poi si ferma, palla fuori, c'è spazio per Rovera che apre con una tripla, Filippo Rovera. 3-0 il punteggio dopo la prima azione di attacco degli ospiti. Molto buono il gioco a liberare il tiratore. Palla ora per Fratto, di nuovo al capitano Del Testa che va ad attaccare, poi palla che controlla Caroti, fuori per Fratto, ci prova lui da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è di Lenotti che apre subito su Bolzonella, ma Del Testa recupera subito il pallone sfuggito di mano al giocatore varesino. Attacca Caroti, poi attacca anche Fratto che da sottomisura va a mettere i primi due punti rosso-blu, i suoi primi due punti della gara. Ancora Del Testa in marcatura come in gara 1, restano le stesse le marcature, esce fuori Bolzonella della linea da tre punti, poi Touré che attacca, si avvicina di nuovo per Piccoli, questa volta sbaglia, c'è il rimbalzo però di Rovera, è lui che si prende la tripla e mette la tripla anche Rovera, anzi scusate Bolzonella, con palla poi per Cecina sul 6-2 ospiti che sono partiti forte anche in gara 2 con due triple subito a bersaglio. Fallo di Touré su Caroti, primo fallo per lui, primo della gara. Rimessa ancora per Cecina, 21 secondi da giocare, Caroti va ad attaccare, poi palla che arriva sotto a canestro, fuori di nuovo per Caroti, è lui che ci prova da tre punti e anche Caroti mette la tripla che riporta immediatamente in scia la formazione rosso-blu, che ora torna di nuovo in difesa con Del Testa ancora. Sui blocchi lavora Matteucci che va a sbagliare da sotto, il rimbalzo è di Fratto, può spingere Caroti ma si ferma, apre poi per Sanna, Sanna finta, palla poi per Gambolati,
Gambolati non tira, passa palla a San, è lui che ci va a provare da tre punti e anche San mette la tripla che porta in vantaggio a quota 8, 8-6 il punteggio per la GR Service che ora torna a difendere. Carotti su Bolzonella, l'esperto play varesino apre poi per Matteucci, di nuovo gira la palla per linee esterne, la tocca Sanna e restano quindi 9 secondi per l'attacco della Celsanus. Palla che Rovera rimetterà in campo dalla linea laterale, la affida a Matteucci, da questi a Touré, poi a Bolzonella che si avvicina, Matteucci ancora da tre e stasera mano calda per tutti i tiratori da una parte e dall'altra, anche Matteucci mette la tripla. Sanna attacca il ferro, poi apre fuori, ancora Carotti al tentativo di tripla, questa volta non va, il rimbalzo è preda della difesa. Ancora Bolzonella per Matteucci, c'è un taglio ma Matteucci non lo serve, sta quasi per perdere il pallone, poi sbaglia questa volta al tentativo di tripla Varese, può attaccare Cecina ma la palla viene persa e c'è un fallo immediato di Carotti per fermare la transizione offensiva della squadra di coach Passera. Un fallo di squadra cada uno, Varese in attacco quando mancano 6:39 alla fine del primo quarto. Palla per Bolzonella, poi per Sanna che va ad attaccare e appoggia al vetro il nuovo vantaggio, il recupero è stato di Carotti su Bolzonella, ancora azione difensiva per i rossoblù, Lenotti fuori dalla linea da tre punti, poi di nuovo per Bolzonella, arresta il tiro per lui, realizza ancora Bolzonella, ottimo tiratore, non lo scopriamo sicuramente oggi, per lui una buona partita anche in gara 1, ritorna in vantaggio Varese sull'11-10. Palla a Gambolati, poi fuori per Fratto, di nuovo per Sanna, si crea il tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo catturato da Touré che va in contropiede, attacca il ferro, poi serve Rovera che mette a segno da sottomisura, assist di Touré per il 13-10 ospite quando mancano 5:37 alla fine del primo quarto. Taglia Sanna ma non riceve, palla poi per Del Testa, di nuovo fuori poi Sanna, c'è una difesa molto forte di Rovera ma palla che resta nelle disponibilità dei rossoblù. È Sanna che effettua la rimessa, apre su Del Testa, poi per Carotti, per Gambolati, ci prova anche lui e anche Gambolati mette la tripla che riporta in parità la formazione rossoblù, 13 pari quando stiamo per entrare nella seconda metà del primo quarto. Palla ancora per Touré, poi per Bolzonella, si apre, c'è un fallo di Carotti, è il suo secondo su Bolzonella che andrà in lunetta, si prepara quindi subito Bruni. Due falli a uno quando sono passati i primi 5 minuti di gioco e Bolzonella in lunetta. Sbaglia il primo dalla lunetta Bolzonella. Realizza invece il secondo, riporta in vantaggio i suoi di una sola lunghezza. Ora è Bruni che gestisce l'attacco per la formazione rossoblù, va ad attaccare, poi si ferma, riapre per Del Testa. Ancora palla che viene presa da Lenotti, anticipa, poi tocco di Sanna, palla sul fondo con rimessa Varese.
palla per Touré, poi recuperata in qualche maniera, arriva vicino al canestro, sbaglia però l'occasione abbastanza facile Rovera, palla che arriva a Sanna, Sanna attacca il ferro, va a mettere a segno, ancora due punti in appoggio da vicinissimo, poi si riporta in difesa su Rovera, Lenotti serve Bolzonella, ancora palla per lo stesso Lenotti vicino al canestro, fuori, poi di nuovo dentro, Rovera per Lenotti, c'è un fallo inutile di Gambolati perché Lenotti mette a segno e ci sarà anche un tiro libero per il giocatore di Varese che era stato liberato sotto canestro, e c'è il primo time out della gara chiesto da Federico Campanella. Squadre che ritornano in campo dopo il time out con Lenotti che andrà a provare la trasformazione del libero aggiuntivo causato dal fallo di Gambolati. Sbaglia Lenotti, rimbalzo è di Sanna. Bruni è marcato da Touré, cambio di marcatura, Bruni va ad attaccare il ferro e mette a segno i primi due punti appoggiando alla tabella, sfruttando bene il lavoro di Gambolati, Touré ancora per Bolzonella, fuori per Rovera, Rovera sbaglia. Palla che arriva a Sanna che va a schiacciare a canestro e questa volta il time out è obbligatorio per coach Passera che ci ha rovesciato la partita in un minuto. Squadre che rientrano in campo sul 19-16 rossoblù quando mancano 3 minuti e 30 alla fine della gara, alla fine del primo quarto, scusate. Non ci sono cambi nei due quintetti, anzi sì, è entrato Sant'Ambrogio al posto di Filippo Rovera. Ancora duello fra Touré e Del Testa. Fallo di Bruni sul taglio di Bolzonella, primo fallo per lui, arriva al bonus la formazione rossoblù quando mancano 3:23, mentre la formazione ospite è ancora a quota un fallo. Rimessa dal fondo, sono 16 i secondi per questa giocata. Palla ancora per Sant'Ambrogio, lavora su di lui Sanna, Sant'Ambrogio si va ad avvicinare.
Viene segnalato un fallo anche a Sanna, per lui è il primo, ma andrà in lunetta Varese, che come ripetiamo ha finora un solo fallo. Cambio per Cecina, in campo Rossato. Vediamo chi esce. Esce Del Testa, staffetta su Touré, come in gara 1. Due liberi per Sant'Ambrogio. Realizza il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo che è conquistato dalla formazione ospite. Attacca ancora Touré, c'è un blocco, si trova ora con Matteucci che va ad attaccare, si separa, sbaglia, il rimbalzo è di Fratto che consegna a Bruni. Bruni ancora in palleggio, poi fuori per Rossato. Rossato per Sanna, Sanna attacca la difesa, apre per Gambolati, palla vicino a canestro per Fratto che si gira, apre di nuovo per Gambolati che ci prova e mette la tripla dopo un buon gioco alto-basso fra i due lunghi cecinesi. Esce dai blocchi Touré, palla per Matteucci sul quale è rimasto Sanna. Matteucci si vuole avvicinare, palla per Lenotti che mette a segno da sotto. C'è stato un cambio non concluso. Palla poi per Bruni che va a prendersi due tiri liberi. Vediamo di chi è il fallo. Il fallo è di Matteucci, primo per lui e secondo di squadra, con Bruni che va al tentativo dalla lunetta quando mancano 2:13 e Cecine sopra di 3 punti. Realizza Bruni. E realizza anche il secondo. Torna a quota 5 il vantaggio rosso-blu. Palla di nuovo per Bolzonella, sempre Bruni su di lui. Bolzonella che riapre per Touré, poi di nuovo per Sant'Ambrogio. Si avvicina, Matteucci da 3 punti, sbaglia. Il rimbalzo che viene conquistato da Sant'Ambrogio. Si libera, poi va dalle notti, fuori ancora per Matteucci. Infrazione di passi, ottima difesa di Fratto. Cambi per Cecina ed anche per Varese. Esce Matteucci, va in campo Pagani, esce anche Gambolati, va in campo Pagni. Varese che pressa sulla rimessa, palla che arriva a Fratto già nella metà campo offensiva, poi di nuovo Sanna che chiama lo schema, serve ora a Bruni. Bruni fermato fallosamente da Sant'Ambrogio, per lui è il primo fallo. È andato intanto in campo anche Pagani. Palla per Bruni, ancora nella gestione, nel possesso di palla, poi da Pagni che si va ad avvicinare, riapre fuori per Sanna, tiro da tre del rosso-blu, poi rimbalzo conquistato da Bolzonella. Bolzonella in attacco per Sant'Ambrogio che va a sbagliare da sotto, prende il rimbalzo Pagani e viene colto in fallo Rossato, primo fallo per lui e Pagani andrà in lunetta per un tiro libero supplementare, mentre anzi il fallo è stato assegnato a Sanna e quindi il secondo per lui. Deve rientrare Del Testa, vediamo chi si prenderà cura di Touré. E lunetta Pagani, realizza
porta a, di nuovo a meno 2 i suoi quando sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco. Bruni in palleggio, attacca la, il ferro, poi riapre fuori, palla che Rossato sta gestendo, poi va da Bruni che sfrutta l'assist del compagno e torna a segnare. Palla ancora per Sant'Ambrogio, poi per Pagani, Bolzonella, c'è un blocco al limite della regolarità da parte di Pagani, un altro blocco, Bolzonella si libera per il tiro da tre che non va, il rimbalzo questa volta è controllato da Fratto, Bruni in palleggio. Un fallo assolutamente inesistente, si butta Sant'Ambrogio, fallo per Bruni che arriva a quota 2. Rientra, anzi entra per la prima volta Favilli, toglie Bruni per gli ultimi 37 secondi, gravato di due falli. Ed ora Favilli va a prendersi cura di Sant'Ambrogio. Palla per Martino Rovera che attacca, infrazione di passi, questa volta l'arbitro se ne accorge, ci sono 23 secondi e c'è un cambio per far rientrare Caroti per l'azione di attacco, vuole gestire con un play di ruolo, coach Campanella, ha ancora un fallo da spendere la difesa avversaria. Caroti viene nella metà campo avversaria, potrà arrivare fino in fondo Cecina, palla che arriva a Rossato, attacca Rossato, va ad avvicinarsi al canestro ma sbaglia, ci rimangono 7 secondi, vediamo che c'è una palla per Pagani con Pagni che commette fallo. A un secondo e uno dalla fine andrà in lunetta per due nuovi tiri liberi. Forse un po' troppo presto il tiro di Rossato, mancavano 7 secondi, c'è stata quindi la possibilità per gli ospiti di rimettere, di riportare l'azione nella metà campo offensiva. Realizza Pagani, arriva a quota 4 personali. C'è ancora un secondo e uno per chiudere il primo quarto. Tentativo di Pagani sbagliato, rimbalzo e chiusura del quarto sul 26-23 per la formazione rosso-blu. Inizia il secondo quarto, va a prendersi il primo riposo della serata Francesco Fratto con il rientro di Gambolati che fa coppia sotto canestro con Pagni. Si riprenderà con la rimessa per Varese.
che lascia in campo il quintetto che ha chiuso il primo quarto. Palla per Sant'Ambrogio, su di lui c'è Caroti che però deve stare attento in quanto gravato di due falli. Touré marcato sempre da Rossato, attacca Rovera e va a mettere a segno, anzi Matteucci va a mettere a segno i primi due punti del quarto, riporta i suoi a meno uno. Palla che viene consegnata a Rossato, Rossato per Pagni, fermato fallosamente da Rovera. Per Rovera si tratta del primo fallo e Pagni andrà in lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo Pagni. Realizza anche il secondo, riporta a quota 3 il vantaggio rossoblu. Rossoblu che ora fanno un po' di pressione. Palla per Pagani, esce fuori di nuovo per Rovera. Palla vicino a canestro ancora per Pagani, questa volta è valida la difesa di Gambolati, palla di nuovo per Rossato che la controlla e poi la mette a segno. Primi punti anche per Riccardo Rossato, uno dei protagonisti di gara 1. Poi si riporta in difesa su Touré che lo attacca e Rossato va a spendere il primo fallo della sua partita, che è anche il primo di squadra del secondo quarto. Cambio per Varese. Esce ora Touré, va in campo di nuovo Bolzonella, 15 secondi per l'attacco ospite. Palla per Rovera, poi per Bolzonella, Rossato ora si è portato su di lui, ancora Matteucci con palla poi per Rovera che sbaglia, il rimbalzo è di Caroti, palla per Rossato, apertura per Del Testa, calma chiede coach Campanella, si ricomincia il gioco con Caroti che va a sfruttare un blocco, poi riapre per il capitano e questa volta il capitano mette la prima tripla della sua gara. Cecina ha più 8, mentre si preparano due cambi ancora per gli ospiti. Sbaglia Bolzonella, palla per Caroti, poi per Rossato, Rossato in arresto e poi appoggiando alla tabella il più 10 GR Service, 35-25 il punteggio. Palla ancora per Filippo Rovera, arriva poi a Matteucci, fuori per Pagani, ancora per Sant'Ambrogio, buono lo show, resta libero però Bolzonella, lui non deve essere lasciato libero perché è un grandissimo tiratore. Arriva a 28 Varese, Caroti per Rossato, zona per gli ospiti, palla per Del Testa, anche lui però tira bene da 3, questa volta sbaglia, palla che viaggia velocemente con Piccoli per Pagani che fa il suo dovere sotto le planche, meglio di Lenotti che però sta per rientrare, torna a meno 5 Varese, chiuso il parziale favorevole, palla per Gambolati, si svita e viene colto in fallo a questo movimento Pagani, primo fallo per lui, vediamo che lo stesso Pagani esce, va in campo di nuovo Lenotti, esce anche Sant'Ambrogio, entra per la prima volta Innocenti, cambio per Cecina, anche esce Pagni, rientra Fratto,
14 secondi per l'attacco. Rimessa dal fondo per i rossoblù, palla che arriva a Del Testa, consegna a Carotti. È sempre zona, va ad attaccarla con passaggio vicino a canestro per Fratto. A Fratto viene fischiata un'infrazione di passi, palla che quindi deve tornare a Varese. Pressing per i rossoblù. Bolzonella in palleggio, arriva nella metà campo avversaria, poi si piazza a zona anche Cecina. Palla per il nuovo entrato Innocenti che sbaglia. Carotti va in attacco, si ferma, poi apre per Rossato, al quale sfugge però la palla di mano. C'è molto caldo, quindi mani sudate per i giocatori. Bolzonella in palleggio, palla per Innocenti, nuovamente per Filippo Rovera che apre fuori per Bolzonella. Bolzonella attacca, poi si trova chiuso, la tocca Gambolati. Esce Del Testa, torna in campo Sanna, ruota i suoi uomini, coach Campanella li vuole mantenere sempre freschi. Palla che arriva vicino a canestro a Matteucci, che mette il piede fuori sulla buona difesa di Fratto. Palleggio per Carotti, quando siamo entrati nel quarto minuto. Carotti palleggia ancora, apre fuori, è tornato a uomo la difesa degli ospiti dopo le azioni a zona. Poi palla vicino a canestro per Fratto, per Sanna che sbaglia da sotto, recupera però il suo stesso rimbalzo e viene fermato fallosamente, andrà quindi in lunetta. Vediamo di chi è il fallo. Il fallo è di Lenotti, per lui si tratta del primo, è il terzo di squadra. Esce Bolzonella, anzi esce Rovera, va in campo Touré. Cambio anche per Cecina, che fa uscire Carotti e manda in campo Bruni. Vuole lui su Bolzonella, con Rossato che si sposterà su Touré. Non va il primo libero per Sanna. Realizza invece il secondo. Ancora un po' di pressione per Cecina, con Touré che riesce a passare la metà campo. Ora si piazza a zona, Matteucci da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo conquistato da Sanna, corre Cecina, palla per Gambolati, il quale non se la sente di tirare, passa fuori a Rossato, il quale attacca, fuori per Fratto, ancora per Bruni, si ricomincia con un fallo su Bruni. Il fallo è del numero 6, Piccoli, primo fallo per lui e quarto di squadra quando mancano 5-0-4 alla fine del secondo quarto. Va al bonus Varese, si provvede a asciugare il pallone, come detto fa molto caldo qui al Palapoggetti. Vediamo che il gioco non riprende, probabilmente non dobbiamo usare fischietti,
solo, si può incitare solo a voce, niente fischietti. Palla che è stata rimessa, consegnata a Bruni tramite Gambolati. Bruni si arresta, vorrebbe di nuovo Gambolati, c'è un fallo, il fallo è di Lenotti. Si tratta del secondo fallo per Lenotti e Gambolati potrà andare in lunetta quando mancano 4:54 per tentare di trasformare i due liberi. Realizza Gambolati. E realizza anche il secondo. Ancora pressione per la formazione cecinese, con Lenotti che apre, ma c'è un intercetto di Sanna. Palla che è stata toccata per ultimo dal giocatore rossoblu, quindi rimessa per Cecina, anzi per Varese. Amministra il cambio, esce Rossato e rientra Del Testa. Bruni su Touré, marcatura che vediamo per la prima volta. Touré attacca, si ferma in arresto il tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Sanna che poi porta la palla nella metà campo avversaria e la dà a Bruni, è lui ora che gestisce il pallone. Bruni si apre per il tiro da tre, sputato dal ferro, sfortunato Bruni. Palla per Bolzonella, tira anche lui da tre, sbaglia, rimbalzo toccato dal 22 Lenotti, ma l'arbitro dice che è stato un tocco rosso-blu. Esce intanto Matteucci, va in campo Martino Rovera, ci sono 14 secondi per l'attacco ospite. Quando mancano 4:15 il punteggio sul tabellone dice 38-30 per GR Service. C'è un tocco su Bruni che poi però rimane a posto e c'è un canestro buono per Sanna, aveva toccato la retina la uno degli ospiti e c'è il secondo time out per Varese con Cecina che è ritornata a più 10. .407 alla fine del secondo quarto sul punteggio di 40-30 e rimessa per Varese. Ancora pressione Cecina, Touré porta avanti palla, poi la gestisce molto bene con Bolzonella che finta il tiro, apre sulle notti, poi per Touré, ancora per Rovera che sbaglia, ma c'è Lenotti che mette bene a segno prendendosi un buon rimbalzo, riportando i suoi a meno 8, si ripiazza a zona la formazione ospite. Palla che gira per linee esterne, Bruni sfrutta il blocco, poi serve Sanna, palla vicino al canestro per Gambolati,
poi di nuovo per Bruni, Del Testa da tre punti, palla spinto da Lenotti e quindi due liberi di nuovo per Cambolati, che aveva tagliato bene fuori il difensore. Per Lenotti si tratta del terzo fallo, il primo che arriva a quota 3. Pronto il cambio di Pagni. Realizza Gambolati. E realizza anche il secondo. Poi si va a prendere un meritato riposo con Pagni che entra. In casa Varese invece rientra Pagani, anzi Matteucci. Bolzonella in attacco, fallo di Del Testa, è il primo per lui, è il secondo di squadra per Cecina. Si deve provvedere ad asciugare il parquet. ...3-19 alla fine, quando Varese rimette con 19 secondi sul countdown dei 24. Palla che arriva a Touré, poi a Bolzonella, palla che arriva a Martino Rovera, che mette a segno da sotto. Buono il gioco della formazione varesina in questo caso. Ancora difesa zona, gira la palla Cecina, palla che arriva a Fratto, poi fuori, ma addirittura un fallo antisportivo a Del Testa. Già il fallo è stato inventato, l'antisportivo poi è addirittura non sappiamo proprio come definire questa fischiata dell'arbitro Tammaro. Esce Del Testa, va in campo Rossato. E lunetta Touré per due tiri liberi. Poi ci sarà la rimessa. Sbaglia il primo. Realizza invece il secondo. Porta meno 7 Varese, ha anche la rimessa. Palla di nuovo per Touré, sempre affrontato da Rossato, spinge e finalmente gli viene fischiato un fallo in attacco. È il secondo per lui. Pallone ancora per Bruni, iniziati gli ultimi 3 minuti, ancora a zona, palla che gira per linee esterne, Bruni va a giocarsela sul blocco, poi si ferma per il tiro da 3 e mette la tripla che riporta Cecina sul più 10, tripla frontale per Giovanni Bruni. Attacca ora Touré, palla che arriva a Matteucci, viene toccata, poi ancora Touré, palla fuori con recupero di Pagni, grandissima difesa rosso-blu in questo caso. Si riprepara un cambio per la formazione ospite, Bruni per Fratto, palla per Pagni, viene fischiato un fallo in attacco, anche questo abbastanza indefinibile, che fa arrivare a 2 minuti al bonus anche Cecina. Rimessa ospite, zona per Campanella, gira palla
per linea esterna, arriva Pagani che prova da tre punti e questo giocatore sta facendo male, anzi il tiro era di Matteucci, scusate, che dalla distanza ha colpito, attacca Sanna, fuori per Pagni, sbaglia, rimbalzo di Fratto, viene fermato fallosamente ma non c'è fallo, sbaglia poi anche Rossato ma c'è un fallo, fallo è di Matteucci. Primo fallo e Lunetta, Fratto, due liberi. Fratto in Lunetta per due tiri liberi. Non va il primo. Non va nemmeno il secondo. Rimbalzo per Bolzonella che però sbaglia sulla buona difesa di Fratto. Bruni in palleggio, vuole giocarsi tutti i secondi di questo attacco. Palla per Pagni, poi per Fratto nuovamente che si svita e mette a segno un bel canestro appoggiando alla tabella. Tornano 9 punti di vantaggio quando è iniziato l'ultimo minuto di gara. Palla ancora per Bolzonella, il quale attacca, poi serve Rovera che realizza e si prende anche il fallo. Martino Rovera porta i suoi a quota 40. Va in Lunetta per il supplementare. Entra Gambolati per Fratto ed entra Sant'Ambrogio per Bolzonella. Secondo l'arbitro c'è invasione cecinese, quindi nuovo tiro libero. Era tutto il campionato che non vedevamo fischiare un'invasione. Questa volta realizza Rovera, punto regalato dalla coppia arbitrale che riporta a meno 6. Esce Bruni, va in campo Caroti. Palla per Caroti, c'è un po' di pressione da parte della difesa, palla per Sanna che va ad attaccare, poi serve Pagni, ancora Caroti, ritorna a difesa a zona, la formazione ospite, palla che gira per linee esterne, Caroti ci dovrà provare, sbaglia, il rimbalzo però è di Gambolati, palla per Sanna, è lui che gioca il tiro, si ferma con canestro in velocità di Rovera che riporta sotto i suoi, ultimo tiro per Rossato che va ad attaccare il ferro, sbaglia, poi c'è un tocco e schiude sul 4-7-4-3 il secondo quarto. Qui al Pallapoggetti con la rimessa per Cecina e palla a Caroti sul quale fa guardia Touré, manda via del testa, consegna a Gambolati vicino a canestro, sbaglia da sotto, voleva un tocco Gambolati da parte di Pagani, tocco che non viene fischiato dagli arbitri. Bolzonella in palleggio, palla per Filippo Rovera,
poi ancora per Matteucci che si avvicina, palla che viene controllata, fuori per il tiro, è un rimbalzo che viene controllato da Sanna, Sanna che va ad attaccare, poi giustamente si ferma. Gambolati gira palla per Caroti, è lui che va ad attaccare, viene toccato da Rovera ma non c'è fischio a favore di Caroti. Matteucci da lontanissimo mette la tripla che riavvicina la formazione ospite. Quando è iniziato il secondo minuto del terzo quarto, fallo non fischiato contro la formazione ospite, palla per, e questa volta il fallo viene fischiato in attacco a Fratto. Non è cominciato bene il terzo quarto. Arbitro che va anche a richiamare Campanella. Palla per Touré, di nuovo per Matteucci. Gestisce palla Bolzonella, marcato da Caroti, ancora per Rovera che va ad attaccare, poi si ferma, palla fuori. Esitazione di Bolzonella, c'è sempre Caroti su di lui. Viene fischiato un fallo a Gambolati. Si tratta del secondo fallo per lui, è secondo di squadra. Rimessa dal fondo con 14 secondi. Palla per Touré, va ad attaccare Touré, si è fermo in arresto e tiro, sbaglia. Rimbalzo per Caroti. Va ora Caroti, Touré ancora al contatto ma non c'è fischio, palla ancora per Gambolati, su di lui lavora Pagani, palla per Fratto, infrazione di passi per Gambolati, inesistente anche in questo caso, pallone ancora per gli ospiti, tre fischiate negative nel giro di due minuti, fallo in attacco, finalmente viene fischiato un fallo a Bolzonella. Arbitri che stanno un po' complicando la partita, si provvede ad asciugare il terreno di gioco. Palla per Caroti. Sfrutta il blocco di Fratto, poi palla che arriva vicino a canestro per Fratto ancora, che viene fermato fallosamente. Fallo del numero 15 Matteucci, il secondo, ma non c'è canestro, quindi Fratto andrà in lunetta per due liberi. Richiamo anche per Passera. Realizza il primo. Realizza anche il secondo Fratto. Rimessa che va nelle mani di Matteucci. Poi Touré. Ancora per Rovera. E c'è ancora un fallo fischiato a Fratto, il terzo. Preso di mira dall'arbitro Tammaro, che sembra avere un qualcosa contro la formazione rossoblu stasera. Rimessa per gli ospiti nuovamente, palla su infrazione di passi in questo caso che Bolzonella non ha commesso assolutamente,
fischio che sa molto di compensazione. Bolzonella non aveva commesso infrazione di passo, infatti si è meravigliato del fischio. Palla ora per Sanna, va da Del Testa al tiro da tre. Del Testa sbaglia, il rimbalzo è di Touré che va in attacco e viene inventato un altro fallo a Carotti. Deve entrare Bruni. È il quarto di squadra quando mancano 7-0-2. E viene fischiato anche un fallo tecnico a coach Campanella, arbitro che sta diventando assoluto protagonista della partita, Tambaro. Assolutamente rovinando la gara. Bolzonella va in lunetta e realizza il libero. Ora rimessa per gli ospiti. Palla per Touré. In campo anche Pagni al posto di Gambolati. Palla di nuovo per Bolzonella che va ad attaccare, poi si ferma, palla fuori per Matteucci, di nuovo per Romero, resta il tiro per lui, sbagliato, rimbalzo di Sanna che può andare di nuovo nella metà campo avversaria. Bruni in palleggio, sfrutta il blocco, poi attacca, ritorna indietro su Filippo Rovera, chiama il blocco di nuovo, va a gestire il pallone con un buon tiro aperto per Sanna, tiro però che è sbagliato. Bolzonella può correre per segnare un canestro in contropiede che porta in parità le due squadre. Pallo su Bruni, non viene fischiato e Sanna va a mettere a segno da sotto misura. Rimessa ospite. Ancora Bolzonella per Touré, palla dentro e poi fuori, Matteucci, ancora un fallo inventato dalla coppia arbitrale su Matteucci che aveva commesso infrazione di passi, il fallo viene dato a Pagni che va a quota 3, si va a quota 5 falli, rientra Innocenti per Rovera, due liberi per Matteucci. Direzione che sta diventando determinante per il risultato. Matteucci realizza dalla lunetta. Non va il tiro, rimbalza di Pagni. Può tornare in attacco Cescina con Bruni che va a servire Gambolati. Gambolati viene toccato ma non c'è fischio, poi palla per Bolzonella, resta il tiro per lui e canestro del sorpasso per Bolzonella sul 52-51 per la formazione ospite. Bruni in palleggio per Sanna, palla per Del Testa, ci trova lui da tre punti, realizza il capitano riportando avanti il Cesco. Pronto a entrare Riccardo Rossato, palla ancora per Piccoli, poi per Matteucci. Matteucci parte, poi si ferma, infrazione di passi fischiata a Matteucci. Esce Sanna, va in campo Rossato.
attacco rosso-blu, Bruni in palleggio, di nuovo zona per gli ospiti, l'attacca Bruni passando per linee esterne, ancora lo stesso Bruni per Rossato, fuori per Gambolati, Bruni per Del Testa, buona la circolazione di palla, poi Pagni recupera, c'era anche un fallo su Pagni non fischiato, ma Pagni torna a dare 4 punti di vantaggio alla formazione rossoblu con time out del coach Osti. Si riprende con la rimessa dal fondo per la formazione ospite che ha rimandato in campo Lenotti con il numero 22 gravato di 3 falli. Ancora Touré a gestire l'attacco di Varese, gira palla per Bolzonella, ancora fuori Matteucci, poi lo stesso Matteucci riceve di nuovo, deve riaprire su Bolzonella, buono lo show, palla in frazione per Varese, piede messo sulla linea da parte di Piccoli e quindi nuovo attacco rossoblu con Bruni che riporta il pallone nella metà campo avversaria. Ancora Bruni per Gambolati, gira sempre per linee esterne, palla che non riesce ad arrivare a Del Testa, poi Bruni per Rossato, va ad attaccare il ferro e mette a segno un appoggio alla tabella, Riccardo Rossato per il nuovo più 6, ora Piccoli va in attacco per Matteucci, palla vicino a canestro, pone canestro che non viene, c'è un tocco, poi palla che viene consegnata ancora agli ospiti, nuovi 14 secondi, esce Matteucci, va in campo Martino Rovera, numero 14, palla per Touré, ancora per Bolzonella e c'è ancora un fallo inventato a Del Testa che manda di nuovo in lunetta il play ospites, è il terzo fallo per Del Testa. Realizza Bolzonella. Prepara un cambio per Varese. Bolzonella realizza anche il secondo. Esce poi con Sant'Ambrogio che entra. Rientra anche Caroti. Ed esce Bruni. Anzi, esce Del Testa, gravato di 3 falli. Anche Caroti a quota 3. Si gioca il suo play titolare, coach Campanella. Quando mancano 3-0-7, Cecina avanti di 4 punti. Bruni in palleggio da 3 punti. Realizza Bruni, riporta a più 7.
sfruttando il lavoro dei blocchi di Gambolati. Palla ancora per Touré, su di lui c'è Rossato. Ancora Touré, arresto e tiro, sbagliato, rimbalzo di Gambolati e fallo di Lenotti che arriva a quota 4. Deve essere sostituito, entra infatti Matteucci al suo posto. Si prepara Fantoni, ancora Carotti in palleggio, palla che arriva a Gambolati, fuori per Rossato, Rossato attacca, viene toccato, poi torna indietro, 3 secondi, ci deve provare da lontanissimo, sbaglia, tocco della difesa e 14 secondi per Cecina. Va intanto in campo Fantoni, dà un po' di fiato a Gambolati, quando mancano 2:05 alla fine del quarto. Palla ancora per Rossato che deve uscire fuori e servire ancora Carotti. Carotti lavora in palleggio, serve Bruni, ci prova Bruni dalla distanza, sbaglia, rimbalzo ospite. Corre Martino Rovera e appoggia alla tabella, il nuovo meno 5, mentre si prepara di nuovo Bolzonella. Bruni ancora in palleggio, palla per Pagni, dalla media, sbaglia, rimbalzo di Martino Rovera, corre in contropiede, Touré, fuori per Sant'Ambrogio, fuori ancora per Matteucci, attenzione che è un buon tiratore, ma sbaglia, e il rimbalzo questa volta è di Fantoni, quando manca 1 minuto e 15 alla fine del quarto. Palla ancora per Rossato e poi per Bruni che va ad attaccare, viene colpito e questa volta c'è l'antisportivo finalmente a carico della formazione ospite. L'antisportivo è di Rovera. Bruni in lunetta per due liberi e poi palla per Cecina. È rientrato intanto Bolzonella ed è uscito Touré. Realizza Bruni. E realizza anche il secondo. Rimessa per Cecina con Carotti a gestire questo nuovo pallone in attacco marcato da Bolzonella. Palla ancora per Bruni, va lui ad attaccare Sant'Ambrogio, poi Carotti, arresta il tiro per lui e realizza da 3 punti anche Carotti. Tiro frontale che riporta a più 10 quando siamo agli ultimi 40 secondi del terzo quarto. Si prepara Sanna, palla ancora per Sant'Ambrogio, ottima difesa, poi alla fine Sant'Ambrogio ce la fa arrivare al ferro, mette a segno. 20 secondi per chiudere il terzo quarto. Esce Pagne, va in campo San, ultimo tiro del quarto per il rossoblù, rimessa che viene consegnata a Carotti, è lui che va nella metà campo avversaria, doppio blocco per il play rossoblù, palla poi per San, per Rossato che viene
fermato fallosamente. Il fallo è di Piccoli, andrà in lunetta rossato per il bonus. Restano poi 6 secondi per la formazione ospite. Vediamo rossato in lunetta. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, sono i primi due liberi per lui. Palla per Martino Rovera, che non riesce a tirare. C'è un fallo non fischiato a Sant'Ambrogio sull'ultima frazione del secondo. Finisce il terzo quarto. Fallo su Caroti, assolutamente da fischiare. Ultimo quarto di gara che sta per iniziare. Ci sono 10 punti di vantaggio per la formazione della GR Service. La prima palla sarà rimessa da Varese. Celzanus resta con lo stesso quintetto, rientra in campo Fratto per Cescina. Sanna dal numero 4. Abbassa un po' la formazione. Campanella, palla per Bolzonella, ora è su di lui rossato. Bolzonella ad attaccare il ferro e va a mettere a segno i primi due punti di questo quarto. Ritorna meno 8 Varese, ancora zona per la formazione ospite. Palla di nuovo per Caroti in punta, aspetta il blocco, va ad attaccare dalla parte opposta, si ferma, arresta il tiro. E l'arbitro si inventa un doppio fallo a Martino Rovera e Fratto. Per Fratto si tratta del quarto. Palla segnata a Cescina per la Freccia. Quattordici secondi per l'attacco rossoblù. Palla che va di nuovo a Fratto per Caroti. Attacca Caroti, c'è un fallo anche in questo caso non fischiato, anche su Sanna questa volta finalmente. Fallo di Piccoli. Sì.
14 secondi sul cronometro, si riprende dalla linea di fondo. Palla che Fratto consegna a Caroti sulla rimessa, doppi blocchi. Non riesce ad andare la palla a Fratto, si avvicina allora Del Test e si va a prendere due liberi per un fallo di Sant'Ambrogio. Del Test va in lunetta. Realizza il primo. Sbaglia il secondo, tenta di riconquistare il rimbalzo ma non ci riesce. Ora si porta in difesa e lui su Piccoli. Matteucci fuori della linea da tre punti, consegna a Sant'Ambrogio, poi va ad un altro blocco ancora per lo stesso Matteucci, che però questa volta viene fermato da Fratto. Molto bene, Caroti può andare in attacco per Riccardo Rossato, che va ad attaccare, viene fermato fallosamente da Matteucci. Arriva al quarto fallo la formazione ospite, lo stesso Matteucci esce e lascia il posto a Lenotti. Quattro falli per Lenotti. Rimessa Cecina con 16 secondi sul cronometro, palla per Caroti, ora c'è bonus. Palla ancora per le linee esterne, Caroti minaccia, poi va ad arrestarsi, palla fuori, buono per Del Testa che è libero e mette la tripla che porta Cecina a più 12 per la prima volta in questa gara. Palla persa dagli ospiti, ancora per Caroti, per Sanna che va a segnare, si prende anche il fallo di Sant'Ambrogio. Possibilità di gioco da tre punti per Cecina e time out per gli ospiti. Con il tifo alle stelle da parte dei sostenitori rosso-blu, Sanna si presenta in lunetta per tentare la trasformazione del libero supplementare. Realizza Sanna, porta a più 15 la formazione rosso-blu che ora lavora in pressione su Bolzonella. Palla che torna a girare per linea esterna, intanto è rientrato anche Touré, Bolzonella proprio per lo stesso Touré, Piccoli in azione per Touré, poi per Lenotti. Fallo di Sanna su di lui, è il terzo per lui, è il secondo di squadra. Quando mancavano solo 4 secondi alla fine dell'azione si prepara un cambio per gli ospiti. I due fratelli Rovera, esce Martino, rientra Filippo.
palla proprio per Filippo Lovera, poi per Innocenti che va ad attaccare Carotti e mette a segno in appoggio. Ancora Carotti in palleggio, su di lui Touré. Cescina ha il bonus a favore, palla per Fratto, mani addosso per lui, poi rossato da tre punti, sbaglia, rimbalzo che è conquistato da Sanna che esce, poi ritorna a canestro, sbaglia, rimbalzo questa volta è conquistato da Piccoli, può andare in contropiede Touré, palla per Lenotti che sbaglia da sottomisura. Vuole giocare al limite Campanella, chiama lo schema a Carotti, palla di nuovo per Rossato, non esce dai blocchi del testa, Rossato per Sanna, di nuovo per lo stesso Rossato, palla persa ma che viene riconquistata poi da Carotti, molto bene, ottima la prestazione di Carotti a cui viene riconsegnata poi la palla, grande sforzo del play rossoblu e c'è un fallo, anzi non viene fischiato, un contatto ai limiti dell'antisportivo, ancora Carotti si apre per un tiro da tre, sbaglia ma poi il rimbalzo per Piccoli, per Rovera che va a mettere a segno in appoggio il meno 11, pronto al rientro Bruni quando stanno per iniziare gli ultimi 6 minuti di gara, c'era un grosso fallo su Carotti non fischiato, manda via del testa, serve ora Sanna vicino a canestro, va ad attaccare e Sanna si prende il fallo con i due tiri liberi. Entra Carotti. Fallo di Rovera, è il secondo per lui. Entra Bruni, esce Carotti. Sanna in lunetta. Non va il primo. Va il secondo, Fratto recupera il rimbalzo ma gli viene fischiato il quinto fallo, rientra quindi Gambolati, terzo di squadra per Cescina. Gambolati in campo. Nuovamente in difesa Cescina con Rossato su Touré, palla per Lenotti e poi un blocco ai limiti della regolarità per un canestro che non va, poi Bruni ancora a portare palla nella metà campo offensiva, chiama blocco di Gambolati, serve poi Sanna, di nuovo fuori per Del Testa ed ancora Bruni che ci prova da lontanissimo e mette ancora una tripla che riporta a più 14 la formazione rossoblu. Attacca Piccoli, è lui che va a sfondare ma gli viene fischiato un fallo a favore, ancora una volta l'arbitro Tammaro fa un fischio a rovescio, è il quarto fallo di San, esce Lenotti, rientra Martino Rovera con Filippo Rovera in lunetta per due tiri liberi, anche in questo caso fischiata fuori dalla norma, comunque in lunetta Filippo Rovera. Realizza il primo. Può
corto il secondo, rimbalzo di Rossato che poi porta la palla nella metà campo offensiva. Bruni riceve da Sanna, ancora Bruni a sfruttare il gioco a due. Sanna che viene fermato, palla che va a Touré con Del Testa che gliela sporca. 4:35 alla fine, ancora più 13, 7-8-6-5, 20 secondi per l'azione di Varese. Palla che arriva sotto canestro, poi la recupera molto bene Del Testa, va in contropiede Bruni, fuori per Rossato, ancora per Sanna, palla che l'arbitro dice abbia toccato la linea di fondo. Cambio, esce Sanna, va in campo Pagni. Ritorna alla struttura con due lunghi di ruolo, Coccio e Campanella, quando mancano 4:23 alla fine dell'ultimo quarto. Ancora difesa per Cecina, è Del Testa, poi Touré, palla che arriva di nuovo a Piccoli, è lui che si avvicina, canestro di Piccoli in arresto. Ancora Pagni a portare palla, consegna per Bruni, di nuovo per lo stesso Pagni, fuori per Bruni, c'è una difesa su Gambolato, fuori poi perde il testa al tiro da tre punti, sbaglia. Vediamo a chi viene segnalato questo fallo. Il fallo è del numero 8 Varesino Piccoli, arriva a quota 4. Gambolati andrà in lunetta per due liberi. Anzi, il fallo è segnalato al numero 6. Sì, in effetti è lui, Piccoli. Gambolati va in lunetta sul più 11 a 3:40 dal termine. Realizza Gambolati. E realizza anche il secondo. Torna a più 13 Cecina, con Touré che va a servire sotto canestro per un canestro veloce e facile Martino Rovera. Si riprepara Matteucci, ancora Bruni in palleggio per Gambolati, fuori per Del Testa, ancora lo stesso Bruni, minaccia il tiro da tre, poi si apre, viene toccato ancora una volta e finalmente viene fischiato il fallo a Rovera, con Bruni che andrà in lunetta per due liberi. Rientra Matteucci ed esce Piccoli. Bruni in lunetta per due liberi a 3:11 dalla fine. Realizza Bruni. Fallo al rimbalzo a Gambolati e due tiri per Matteucci. Arriva il terzo per Gambolati. Gambolati alza la mano, quindi probabilmente fallo commesso. Matteucci alla linea dei liberi sul meno 12. Realizza il primo. Anzi, scusate, Martino Rovera, numero 14. Sbaglia il secondo. Questa volta il fallo è dell'attacco, anche in questo caso si tratta di una buona compensazione. Fallo di Filippo Rovera, con Gambolati in lunetta per due liberi.
realizza Gambolati. Cronometro sempre fermo a 3:11. Gambolati realizza anche il secondo, torna a più 13 Cescina. Bolzonella in azione per Rovera, palla che viene sbagliata, tiro in qualche maniera, c'è una palla a due poi conquistata dagli ospiti. Ci saranno 10 secondi per l'azione. La regola della freccia premia la formazione di Varese, si provvede a asciugare il parquet, 2:57 alla fine, 8-3-7-0 il punteggio a tabellone. Rimessa che viene giocata da Filippo Rovera per Matteucci, poi fuori per Bolzonella che attacca Rossato. Quando mancano 2 secondi deve tirare, è scaduto già i 24 secondi, ottima la difesa di Rossato. Palla per Bruni. Bruni deve passare la metà campo e giocare al limite questa azione, di nuovo per Del Testa, poi Rossato, fuori ancora per Bruni che va ad attaccare, fuori per Rossato, per Gambolati, per Del Testa, estrapesse e canestro da 3 punti di Del Testa, ottima azione con 5 passaggi, fallo di Rossato che si era fatto male precedentemente, forse un crampo per lui, e Bolzonella andrà in lunetta visto che si tratta del 5° fallo. Entra Caroti per Rossato, preda di crampi. Bolzonella in lunetta, 2:18 dalla fine, sull'8-6-7-0 per il rossoblù. Realizza ancora una volta Bolzonella, il migliore sicuramente dei suoi, insieme a Filippo Rovera. Realizza anche il secondo, lo sostituisce poi il coach ospite con Innocenti che fa il suo rientro in campo. Cambio chiesto anche da Cescina ma non ha segnato. Caroti per Bruni, poi per Del Testa, Del Testa ad attaccare, viene toccato ma non c'è fallo. Rovera in palleggio, su di lui Pagni, palla che viene tirata ma il rimbalzo è cecinese quando siamo già entrati negli ultimi 2 minuti, e con grande tranquillità Caroti porta la palla in attacco, serve Bruni che gioca al limite, poi va a attaccare il ferro, fa canestro e si prende anche il fallo di entrano 2 cambi per Cescina, esce Gambolati e va in campo Fantoni, esce anche molto probabilmente il capitano, anzi no, uscirà Bruni per far entrare Sanna, e il 5° fallo per Piccoli, va in campo Innocenti, Bruni in lunetta per il tiro libero del possibile più 17. E Bruni realizza e si va a prendere gli applausi del pubblico lasciando il posto a Massimiliano Sanna. Del Testa ancora in difesa, il capitano nel giorno del suo compleanno vince insieme ai suoi compagni la partita. Fallo non si finisce di inventare, ancora fallo per Caroti, manca comunque 1:25, esce appunto il capitano fra gli applausi ed entra Matteo Favilli.
due liberi per Pagani. Realizza Pagani, giocatore che ha fatto buone cose, non era in campo nella prima partita, c'era Castelletta, sbaglia il secondo, Sanna al rimbalzo, Fantoni per Caroti, punteggio 8-9-7-3, sono tornati 16 i punti di differenza, palla per Sanna che va a servire Favilli, attacca Favilli, poi riapre fuori per Pagni, controlla per Caroti, Caroti da tre punti, sbaglia, rimbalzo ospite, potrà andare a segnare Touré. Ultimo minuto iniziato sull'8-9-7-5, vuole comunque giocare fino in fondo coach Campanella, uscita dai blocchi per Sanna che ora riceve, va ad attaccare la difesa e si prende il fallo di Piccoli che uscirà per raggiunto limite e rientra Sant'Ambrogio. Sanna in lunetta per due liberi e realizza il primo. Chiacina che tocca quota 90. Sbaglia il secondo, ma il rimbalzo è di Pagni, ancora per Caroti, mentre il pubblico rosso-blu è in piedi. Palla ancora per Sanna, va ad attaccare il ferro, sbaglia da sotto, rimbalzo di Pagni che mette a segno ancora due punti per il 92-75, ultimo tiro per gli ospiti che non vanno ad attaccare. 2-0 per Cecina alla fine di questa gara, canta il pubblico rosso-blu. Sul 2-0 si va a Varese, la gara è in programma venerdì alle 20:30. Con questo da Cecina è tutto, finisce 2-0.